Bella B. Bella G. Bella il Sangha. Ciao a tutti. Grande, scusa, il Sangha. Ci sta. Benny. Ci sta. Va bene, abbiamo fatto la marchettata alle magliette. Prendetela, ragazzi. Ci sta. Allora, Sangha all'anagrafe. Paolo Sangalli. Handicap. 33 e mezzo. Giochi da quasi 3 anni. Ok. E oggi ti spari il rat trap. Sì, finalmente. Che tipo allora, di giocatore sei? Vai. Champagne. Allora, no, sono un giocatore che va molto di sensazione. Ok. Dipende. Allora, diciamo che faccio dei colpi bellissimi da golf e delle ciofeche. Diciamo, io dire, sì, okay. Gioco a golf. Era un 70% ciofeche e 30% buon golf. Dichiarazioni importanti. Dichiarazioni importanti, ma hanno già dei grandi risultati. Allora, a questo punto, tra le dichiarazioni importanti, chi vuoi battere? Allora, che hai già visto giocare il ratto? Non me ne voglia, ma Ludo, devo batterti. Ludo, Ludo, ti devo battere. Spero di batterti. Ludo, spero di batterti. Poi. Ho il corvo. Il corvo, però. Il corvo ha. Attenzione. Una delle mie nemesi sono i bunker. Ma il corvo mi ha spianato la strada. Spianato la strada, tra l'altro, dal bunker pattando. Effettivamente, esatto, ha un senso. Datevelo a rivedere, bellissimo. Andate a rivederlo, grande corvo. E Taz. Attenzione. C'è, c'è della garella con Taz. C'è della garella anche fuori dal rat trap. Sì, no, siamo amici, cioè, ci conosciamo. Vediamo, ogni tanto tre. Giochiamo insieme. Taz, ti batterò. Ti batterò. Andiamo a vedere adesso perché. Interessante. Vabbè, diciamo. Lorenzo? Silvestri? Il Lollo. Tra l'altro, ho visto che aveva ripreso, spero che abbia continuato a giocare. Dai, sempre Lollo, spizzichi bocconi, però ce la può fare. Bene, mi piace. Andiamo a vedere un po' come si comporta il ragazzo in campo. Speriamo, ci sta. Dov'è l'asta? In centro? No, in green, vabbè, questo sconosciuto. Allora, vediamo, qua mi dice 150 inizio green, 163 centro green, 173 in fondo al green. E quindi cosa ci giochi? Boh, un sconosciuto ferro 5 che mi dà un po' di difficoltà. Vediamo se riesco a metterla in green. Ferro 5 che ti dà difficoltà con l'acqua davanti. Sì, vediamo se faccio una all in one. Faccio la all in one, faccio il balletto alla Miguelone, poi vediamo. Wow. Raga, impatto perfetto. Appena a sinistra, ma ci sta perché è il lato più largo dove c'è meno acqua. Direi bunker così a naso. O bunker appena prima. Appena fuori, quindi potrei avere i piedi nel bunker. Ma tu sei alto, che te frega, puoi esatto. Pugnare normale. Vediamo. Mica come vediamo. Me che sto così. 26 metri di mira sul pin. Dai, ce lo teniamo. Allora, qua la situazione non è facile, perché non è a tre quarti, però ci mancherebbe. Non una posizione comodissima dei piedi, la palla e poi hai tanto bunker, un po' di avant green, il green è poco, un po' in discesa, dietro c'è l'acqua, ti senti tranquillo? Sì, tranquillissimo. Cosa mi giochi? Gioco un 52. 52 così di esperienza. E senti tranquillo anche se duppiamo? Forza. Un po' meno allora va bene, lì è un po' sporco la mangherina, dovrei togliere qualche foglia, se va a colpirla non è che bisogna toglierle le foglie, se sai già dove la palla va a rimbalzare, capita. L'idea sarebbe quella di giocare un pochettino più a sinistra nella prima parte di avangrini in modo che poi la palla scivoli un po' verso la mangherina. Ma stratega. Andiamo, vado però a togliere due foglietta, faccio in fretta mi rimuovo perché potrebbe atterrare qui la palla, se prende una di queste soluzioni me la blocca, me la devo. Ma stiamo scherzando? Come buffo non valgo niente. Allora, io ho una routine però, quindi adesso anche se questo parte dritto per dritto vado a marcare la palla e poi la posizione io userò Martino, Zecca. Phoenix, Arizona. Chi te l'ha dato questo Martino? Un amico fidato, un gufetto. Un gufetto peloso. Ping 60 anni, giusto? Esatto.
1959-2019. Allora andiamo a marcare la palla. Io utilizzo ancora la linea sulla palla per allinearla. Perché ancora? Perché vedo che molti non lo fanno, ma non è da sicurezza fare così e quindi continuo a fare questo. Peccato che non servirà a non prendere questo bordo. Con i giri contati a morire, ma dentro subito tre. Un po' di braccino e tre. Via. Andiamo. Allora, questa buca impone il bombardiere. Che anche è una delle. Perché dobbiamo vincere il driving command. Dai, dai, dai. Vabbè, io ci do. Però è una delle mie tante nemesi questa. Vedo già uno slice a destra partire. Chiama lo slice e slice fu. Dov'è la tua palla? Non dove doveva essere. No, è in fairway, ma su un'altra buca. Quindi vabbè. No, l'unica cosa è che vedendola da qua, ma poi quando arriveremo sulla palla decideremo, non prima. Credo che dovrò fare un layup per ritornare in pista e poi tirare il green. Si vede che è uno sportivo, cioè, già ragiona, siamo a 60 metri ancora dalla palla e già ragiona su cosa deve fare. Magari una foglia non è la mia palla. È avantissimo, avantissimo. Pianifica poi vediamo. Di bestia. Sì. Vi liberiamo. Sanga, abbiamo capito perché hai tirato a destra. Vedi. Buon gustaio. Le vecchie abitudini sono dovute morire. Questa la teniamo chiaramente per tua moglie. Sì, amore, ti amo tanto, sai, anche perché mi lasci giocare a golf. Siamo a 2,40 da centro green. Quindi hai fatto circa 130 metri di banana a destra. Banana a destra, sì. Allora, io qua vedo un bel pertugio qui, dritto per dritto, che è quello che vorrei fare. Ci piace. Un vero giocatore farebbe... Draw alto sopra gli alberi e a girare. Quello dentro. Si chiama gancio cielo. Però se mi si chiudesse la vena potrei anche decidere di provare a farlo. Calcolando gancio che hai cielo, appena finito di dire che no, sei solo no, slice. No, facciamo. Ah, vabbè, però con un... qui per alzarla dovrei usare probabilmente un 8, un 9 per rimetterla in pista lì. È il tuo. Non puoi sbagliare. Potrei farlo. E il problema è che prenderei faccio, prima. No, prenderei prima questi rami. Prima a tirare basso lì, dai. Non ce l'abbiamo fatta lì. Mannaggia. Tanto prendo gli alberi lo stesso. Prenderò l'albero, ragazzi, sicuro. Sicuro? Allora, vediamo un po'. Dichiaraci il ferro. Allora. Ho preso un 7. In realtà è un po' aperta come faccia, secondo me. Dovrei usare un 6. Il 6 ho paura però che mi scappi troppo. Però cambiamo, prendiamo il 6. Ha fatto tutto da solo, Benny. Cioè, gli hai solo chiesto che ferro giocava, cioè, già le va da Benny, mi viene da pensare una cosa. Chi guarda i nostri video c'ha dei problemi psicologici. Vabbè, prendiamo un 6. Teoricamente dovrebbe essere un colpo a correre tra quelle piante. Quindi adesso posizionerò la palla un po' più sul piede sinistro, in pugno un po' più basso. Cerco di lavorare poco con le mani e vediamo di farla scorrere. Gigi, lo mando in botta. Sì, ma perché il 6? Perché, hai anche il perché, 5. Sì, ma il 5. No, però ma qua, no, ho paura che mi si alzi troppo. Un legno? Dai, vado a tirare. Che bastardi. Allora, vediamo un po'. Rumore di alberi, palla lì. Alta. Era meglio il 5, te l'avevamo detto noi. Si è messo agli atti, noi l'avevamo detto. Una cosa, consiglio, praticate in campo pratica questi colpi qui con il ferro 5, 6, 7 per capire a che altezza vi parte la palla. Mm. Così in queste situazioni qua siete più sicuri. Tecnicamente porca miseria. Vediamo se riesce a mantenere la calma e a trovare una strategia, oppure gli si chiude la vena e tira una bombazza soprattutto. Sì, bombazza. Eccolo, lo sapevo io. Bombazza, però devo prendere un ferro un po' aperto. La bombazza la tira sopra qui. Sono veramente vicini, però ce la può fare. La palla è qui. Ce la può fare, vediamo. E passa facile! La bombazza, quando si chiude la vena ci sta.
i venoni iniziano a giocare. Devi credere nelle tue potenzialità. Palla di recupero. Siamo al terzo colpo, andiamo a giocare il quarto. Stiamo arrivando sulla palla. Quarto colpo da giocare. Bandiera cattivella, perché è vicino, un po' nascosta lì nella zona del bunker. Siamo intorno ai 118 al centro green. Giocherò il mio fidato pitch, cercando di prendere il centro green. Bene, ma il pitch non aveva detto che faceva 100. Sì, vabbè, ma adesso ne fa 20 in più. Spingo un po'. Ah, c'è l'overboost? Spingo un po'. Ha le braccia lunghe. La palla non è messa malissimo. Beh, è in fairway. È corta. Prova ciuffo nel bunker, ma non ci arriva. Vabbè, rimango lì. Proviamo un approccio. Probabilmente Gigi aveva ragione, faceva 100 col piccio. Aveva ragione. Devo ragionare un po' su questo colpo, perché? Dici. La palla è in fairway, però c'è poca erba. Io in realtà volevo provare un colpo alla Mickelson molto alto a cadere sulla buca con un 58. Ma non è facilissimo. Quando la palla è nello spelacchiato, se apre la faccia del bastone, lavora di più il bounce e ti rimbalza il bastone, top missile dietro. Io farei attenzione. Cambio 52, perché in effetti purtroppo, non essendoci erba sotto, non riesco a passare bene sotto la palla. Quindi adesso faccio un approccio a correre per andare in green. La buca neanche la sto a guardare. Perfetta. Pinai. Perfetta. Non solo è bravo nella strategia, ma questi colpi qua, ma li fa benissimo. No, no, grazie. La tengo dentro. Nuove regole, preferisco. Soprattutto preferisco quando ho un colpo un po' lontano, che magari se mi scappa, magari la bandiera può in qualche modo aiutarmi a fermare la palla. Pulisco la linea, adesso me la guardo un attimino. Inizio, questo quanto ne sa? Ne sa una cifra. Gigi, ma sei sicuro che sia così alto di handicap? Secondo me ci ha fregato. Secondo me è 3.0, non è 30. Ah, dici? Secondo me sì. Ma vabbè, ma vabbè. Ma questa pump. Ciuffa da tre. Ma così. Facile 6, giusto? Dico sì, bene? Sì, 6. E io inizierei a dire che il corvo qui l'abbiamo battuto. No, calma. Corvo. Calma. Corvo ha giocato bene le altre due, eh? Sì, però ti sei portato avanti, perché qua aveva fatto un mezzo disastro. Sta già facendo i conti. Perché questa è la buchetta tricky. Acqua a sinistra, bunker e alberi a destra. Come ce la giochiamo, visto che c'è anche l'acqua davanti? Allora, io sono col secondo, famoso per lo slice, e siccome mi è rimasto qui, quindi, il driver di... Quindi siamo fratelli diversi, però molto diversi. Proprio, io proprio vado allora, di là, tu vai di là. Lui steso e largo come me. Ci sono le proporzioni, vedi che nella vita, è la proporzione presente, che abbiamo sbagliato, ma lui steso e la... Il problema è che tu, Gigi, non hai un lato in cui puoi diventare alto come lui. Io sono così, è una forma, la forma perfetta, un tondo. Allora, la strategia mi imporrebbe un ferro che mi porta l'inferro e un secondo colpo là. Ma la vena chiusa ti dice... La vena chiusa oggi mi impone, tanto siamo qui, dobbiamo giocarlo questo drive, dobbiamo provare a fare i metri, quindi andiamo a prendere anche il drive. Anche perché per adesso 130 metri di driving contest ha fatto di più col ferro 5. Infatti, alla prima buca. Per ora è il ferro 5 in contest. Esatto, è il ferro 5 in contest. Vediamo come si comporta quando gli vuole dare con la buchetta stretta. Questa era in draw. Questa era presa prima. Senza volerlo, ha fatto il layup col ferro che voleva fare, poco meno in realtà, un po' meno, però vabbè. Però tutto sommato, secondo me, guarda che non è così assurdo. Hai fatto adesso due ferrate, sei in green. Sì, perché... sì, però non mi dà soddisfazione. Sì, lo so. Vabbè. Sì, perché questo è il classico colpo dove uso il mio fidato ferro 7. E via andare. Che cerca di tirarmi un po' fuori dai guai. Vediamo un po', vediamo se mi tradirà o se invece sarà sempre fedele. Fedelissimo. E come avevamo pronosticato, dopo una ciofeca mondiale col drive, perché quella è la dicitura, è ciofeca mondiale col drive,
brutto però rapporto con ti lui. Ha messo nella condizione di fare due colpi, che era quello che avresti voluto fare senza col vena dive, chiusa. Sì. Vediamo. Quindi, tutto vediamo, sommato. In realtà, comunque ha tirato un colpo perfetto. Avresti preso un bel drive e fatto flappa col secondo al green andando sì, in acqua. Può quindi, però la flappa al green la può ancora fare. Eh? Sì. Ma non per guffare, eh. Non per guffare, eh. Guarda come si tiene idratato per avere la mente lucida. Sto pensando. Ah, durante il tragitto tu già pensi al colpo successivo? Sì, un pochettino sì, so che alcuni staccano. Io un pochettino ci penso, in realtà, mentre mi avvicino. E cambio 350 volte idea, però. Beh, anche perché non hai ancora visto a quanto sei, quindi sarebbe dura. Esatto. Questo qui sarà il cappellino di Tony Finau. Ma proprio quello? Sì, cioè, tra l'altro la picchio come lui, uguale. Beh, alti, Finau è più alto di me, sicuro. Allora, cosa mi dice? 108 inizio green, 124 al centro. 124 al centro, io di solito sottostimo sempre un pochettino, per cui tenderò a prendere un ferro in più di quello che in realtà sarebbe necessario. Cerco di stare un po' più sicuro, anche perché non so perché, ma credo che magneticamente l'acqua porti la palla verso l'acqua. Ma io, perché? Io tirerei il pitch di prima, ho visto che andava bene. No, il pitch era corto. Faccio 100, quindi da 120 cosa gioco? Pitch. Pot. Vediamo. Dirò, forse cercherò di stare un po' più a destra perché l'acqua finisce prima lì. Vediamo. Ah no! Aspetta. Oh oh! Acqua! Ma a destra mia o a destra no, tua? No, ho chiuso allora, proprio tutto. Qua, qua il colpo è nato proprio benissimo. No. Però la pressione... Il pullettone a sinistra e c'è acqua. Palla entrata qui. Va bene, quindi regole. Atta due, essere lì. Due bastoni, giusto? Il più lungo che ho in sacca. Drive. Uno. Sì. No, guardare bene. Quasi giusto. Dov'è linea di paletto? Controllare prima. Capo indiano dice linea di paletto dove essere. Controlla prima colore paletto oltre che linea paletto. Colore paletto, uno. Colore paletto, ti giallo, aiuto. Giallo, bravo, magari di daltonico. Frontale. Giallo, quindi frontale. Ok, quindi posso andare indietro quanto voglio? No. Questa è linea. Asta, questa linea entrata, questa è linea gioco, tu puoi andare dietro quanto volere, sempre raff perché è sfigato. Allora andiamo in raff, Benny ti raggiungo dai. Vieni da me che adesso sono... che adesso? Sai la linea, questo, dai uno così perfetto come te mi stai facendo un percorso dimmi. Psicologico fantastico, qual è la distanza corta giusto. Che ti piace di più? Dimmi. Dai. Non esiste, centinaio di metri, però 100 andiamo un po' tanto, andiamo in là. Siamo indietro. A 60, andiamo sui 65, tra i 65 e 70. Ok, proviamo. Allora prendi piano piano, fai un po' di passeggiata. Sì, ma troppo perché c'è anche l'acqua dietro, quindi direi qua. Dimmi quando c'è l'acqua che vado in acqua io. Benny, ciao! Se lo vedete cadere... Va bene, dai. Ok. Allora, la droppiamo qua. Dov'è il ginocchio? Il suo è all'altezza delle nostre spalle. Esatto. Palla è in gioco. Droppaggio corretto è. Allora, me la gioco così. Siccome 52 gradi sicuro lo incastro qua, giocherò un pitch che fa molti più metri dei 60. Però cerco di fare tipo un punch shot in modo da controllare un pochettino il colpo. Vediamo se mi viene. Prima ho detto tante cose, poi ho fatto altro. Giù. Raga, allora il colpo è stato eseguito perfettamente. Forse non era il colpo più logico da fare in una buca dove abbiamo l'asta corta e che quindi se riusciamo a far fare i 65 metri, 70 di volo col pitch morbido, poi avremo tanto rotolo. Anche il raff non ci aiuta a fermare la palla. Però se era il colpo che ti sentivi e se sai di poterlo giocare con una certa tranquillità, hai fatto bene a sceglierlo. Sì, avevo mio paura consiglio, però ognuno poi si deve conoscere, meglio sempre un colpo pieno, perché il colpo pieno è più difficile che ti incastri, perché tutto gira al massimo e certo, al peggio fai un toppone e via andare.
mentre il colpo controllato, chapeau, perché non è mai facile, e con l'acqua davanti, di accelerare magari con le mani, ok, era dietro l'angolo, invece l'hai fatto molto bene. È sì, scivolata un po', sì, sono un po'... Ma tu sei un pattatore di quelli... Sì, non è facilissimo, questo... Adesso non comincia la portare avanti, sinistra... Hai detto che sei un buon pattatore? Sì, adesso l'hai imbucchiato. Vai ad imbucare, sì, pedalare. Bene, allora intanto alziamo il pitch con il pitch di B2G. Tanta roba! Allora, vediamo se mi ricordo da le istruzioni del capo. Beh, se siete in ombra non si vede niente, però sulla fiducia vi diciamo che l'ha fatta no, bene. No, dai, è venuto bene. Guarda, bello liscio. Più o meno. Preciso, non ho coperto, non ho coperto tanto con l'erba, ma va bene. Allora, mi aspetta il tre patte dietro l'angolo, ve lo dico. Ma adesso andiamo a imbucarlo questo. Ci proviamo. È in costa dall'altra parte, destra-sinistra, la prima parte in discesa. Non è facilissimo. 18 metri circa. Vabbè, robetta. Lo imbuca. Vai! Oh, leggermente sovrastimato la discesa. Buona linea, male la distanza. E questo rimane un pat da gufo. Infatti lo sento un gufo di un po' di ansia che sale. Dai, c'è un fazio. È così preciso che ha allineato anche il marchino dritto verso la buca. La scritta del marchino è dritta anche lei. Come on! Un cecchino su questi pat qua. Due pat. Grande. 7, giusto? Insomma, io questo drive devo provare a tirarlo bene una volta su quattro buche, devo provare a farlo, quindi. Poi questa è la buca più lunga, un par 5, quindi tiriamolo. Oh, preso e preso! È che è slice. Due piste a destra sto giro, non una. 153. Con la distanza dal tee shot. Sì, ovviamente... tiro molto più forte i ferri del drive questo. Infatti mi sa che il tuo driving contest sarà il 165 circa del ferro 5 della 1. Vabbè, però siccome mi piaceva questa buca sono venuto a rigiocarla. In realtà qua è tutto abbastanza aperto, a parte qualche cavo dell'elettricità, che nel caso adesso cerchiamo di rimetterla là. Nel caso si prenda il cavo dell'elettricità si rigioca, quindi no problem. Ok, regole del campo. No, generale, regole generali. È una dici, no? È uno dei pochi casi in cui bisogna ripetere il colpo. Stranissimo nelle regole del golf trovarlo. Ma come tiri bene i ferri? Buono. Buon rimbalzino con sulla sinistra, me l'ha ributtata in fairway. Allora, basta solo imparare a tirare il drive e diventa 5 di handicap in un attimo. In realtà, anche il bunker è una mia nemesi. Ma tanto non ci vai dentro qui ferri. Potevo giocare il 7, ma siccome la palla era un po' alzata, ho deciso di giocare il 6 per fare un po' più di metri. Infatti il 7 è lì che piange, la lacrimuccia. Esatto. 192, 180 inizio green, che però è molto stretto a sinistra, non lo prenderò mai. Bunker davanti. 192 a centro green, ma è una distanza che non riuscirei a coprire neanche col l'ibrido, che tra l'altro non tiro bene. Quindi strategia due colpi. Come mi insegni... Dovrei cercare di mettermi in posizione per avere un buon colpo. Ma stravolgiamo un po' le cose. Perché il ma? Crolliamo su tutto. Cerchiamo di avvicinarci un po' e poi fare un approccio a correre. Cerco di stare un po' più a sinistra e fare un po' di metri. Quindi tiro fuori il 6 che controllo un po' di più del 5 e poi vediamo. Dai. Quanti sono i metri che ti aspetti di fare col 6? 150. Quanti sono i metri all'inizio del green? 177. Quindi avresti 30 metri e poi un po' di green. L'asta dov'è? Vista da qua green. Direi centro green. Ok, stai cercando di fare un colpo col ferro 6 da terra, cercando di mettere la palla tra l'out e il bunker.
interessante. In realtà rimarrà un po' prima del bunker. Quasi. Quindi avrà il bunker da volare. Ah sì, dai, c'è un po' di brio. Ok. Allora va bene. Cerchiamo con un po' di brio. Tanto ormai Ludo devo averti battuto. Aspetta. Oh, non è aspetta, finché aspetta. L'ultima palla non è in buca. Io non so perché, ma non l'avrei detto. Qua si gioca medal. Ha un colpo bellissimo. Veramente preso bene. Impatto sontuoso, ha preso un po' il suo classico slice. Secondo me però è finito in quella zona via di mezzo come distanza che non saprà che ferro tirare adesso. Cosa 60, dice? 65, esattamente come il colpo che avevo prima, però qui non c'è acqua ma abbiamo un bunker, anche bello profondo, nemesi mia, quindi è come fosse l'acqua psicologicamente per me. Ma allora, l'asta è lunga qui. L'asta è lunga, però voglio cogliere quello che mi ha detto prima Gigi. Proviamo un colpo pieno col 52, perché a differenza di prima che ero in rough, qui sono sul fairway e credo di poterlo gestire meglio. Allora, vi dirò una cosa dopo il colpo e ve ne dico una subito. Cos'è che in tutto il ragionamento di prima, secondo me, fa un pelo acqua? E nel caso specifico, adesso fortunatamente, dice, non acqua, no. In senso che non sei andato in acqua, che non devi lasciarti un colpo dove hai tutta questa... indecisione. Allora, o sei molto sicuro di poter fare un colpo che va vicino al green, e allora sono il primo a dirti cercate di avvicinarvi il più possibile, perché quando siete attorno al green con un approccio in mano a correre o anche un pelo a saltare qualcosa, ma tendenzialmente c'è una buona probabilità di fare poco. Ma quando il rischio è prendere comunque un buon colpo ma rimanere ancora a più di 60 metri, allora molto meglio gestire, magari tirare un 8, finivi a 90, che era un piccettino morbido, con l'asta lunga era perfetto. Quindi valutalo sempre bene, non, lo so che è un po' meno divertente, però è molto più divertente strategia. Quando si torna in clubhouse con qualche colpo in meno. Quindi soppesate, poi ogni tanto ci sta, a me si chiude sempre la vena, quindi vi capisco. Drive da terra. Sì, drive da terra, io faccio le peggio cose. Faccio le peggio cose, però okay, due colpi per fare il par. Se adesso la metto vicino all'asta e poi in buco. Cattivo! Siamo a par. Vai! It's in the bunker, ovvero nella nemesi. Scavato. Perché qui non andava bene il 52 che sarebbe andato meglio prima, e invece prima era meglio il 52 che qui. Non ha funzionato del tutto. Perché Gigi? Dici perché? Perché una cosa che non hai guardato bene è il lie. Allora, quando sei nel rough duro, con la palla leggermente sollevata ma non tanto, come era il colpo prima dell'acqua, della buca prima, un 52 tirato bello pieno, al peggio rimbalzava un pochino e danni non ne faceva. Quando siete dal paciugo, il 52, che è uno dei bastoni, soprattutto in una serie come la tua, taglia, dove è fatto per tagliare, appena hai colpito un filino prima e il sfondo era un po' umidiccio bagnato, perché stanno bagnando perché fa caldo, che cosa è successo? Bistecca. Bisteccone Galeazzi, la palla è in centro al bunker. Forse qui un piccettino che ha molta più suola ti avrebbe potuto aiutare. Che posizione brutta, ragazzi. Oh, il bagnatollo. Questa è una posizione veramente difficile. Ma se le cavate egregiamente. Gestita non male. Morbido, a uscire senza pensare troppo dove andare. Pedalare, palla a 6 metri, tanto patta bene, via! Mamma mia, no. Che giocatore! Ci never spora, in, mi spiace, never up, never in. Mi spiace doverti gufare anche questa, guarda, mi spiace, no, quasi... Ti chiedo gentilmente se mi tagli l'asta. Tolgo l'asta? Togliamo l'asta. Ah, da vicino la vedi più grande? Da vicino preferisco tagliarla. No, ma non c'è problema, mi vengono meglio le ali.
Aspetta che gufo anche con la telecamera. Non posso fare tre patta all'ultimo, eh. E le chiama, lo chiama. Chiama il tre patta. Qua miro sul bordo destro della buca. No! Benny, comincio a guffare quasi come te. Scusa, ma sto ancora ridendo. Maledetti. Maledetti! Tre patte. Che anche questa. Scusa. Grande sangue. Grande. Mitico. Vabbè. Che bastardi che siamo. Che bastardi. Ma poi scusa. Cioè, disastro. Non bastava le nostre guffate, ti autoguffi. Disastro. Qui non posso fare tre patte e miro sul bordo destro. È rimasto super concentrato beh, fino all'ultimo. Poi mi è crollato. Tra l'altro ho mirato a destra è andata, quindi ho visto una pendenza. Ma perché che sei tanto così? Si vede che è una pendenza che non c'era. Vabbè, vabbè. Ci sta. Che giocatore mi hai ma tirato davvero fuori? No, vabbè, allora, no, ferma tutto. Ferma tutto. Beh, rifacciamo. Rifacciamo tutto dall'inizio. No, mi devi spiegare. Ma tutta questa attenzione nello studiare le cose, l'hai fatto perché volevi fare bella figura con noi o proprio giochi così? No, gioco così. Mi piace tutto del gioco, quindi anche questa, uno stratega, è un qua, sì, mentale del gioco del sì, golf. Allora, ammetto, non tutti i giocatori, non tutti siamo uguali. A me piace tantissimo fare questa cosa, poi in realtà quando gioco mi si chiude la vena e tiro ovunque. Però, fantastico. Perché hai avuto un'analisi, poi è ovvio se all'inizio qualche cosa ancora ti manca, manca l'esperienza palesemente, quello normale perché giochi, non giochi da tanto, ma il fatto che tu ogni volta ragioni sul colpo prima e dopo velocizza di molto l'apprendimento, perché la volta dopo che hai la stessa tesoro, posizione fai tesoro. Secondo me, io, chapeau, e con ma questo te mi eclisso. Ciao, grazie, scrivete sotto nei commenti. Oserei dire che ha giocato con una lucidità sì, imbarazzante, da giocatore stagionato. Sì. Sì. Poi ci sta, alla terza buca è entrato un brutto colpo, è andato in acqua, però la ragionata giusta. L'asta è corta, sì, non voglio finire in acqua. Peccato, perché di solito il ferrotto lo gioco meglio di così. Però cazzo, poi la telecamera, no, però capita il golf, ci sono anche questi colpi purtroppo. Bello che il driving contest in realtà è anche il ferro con cui ha fatto il near to the pin. È vero, il colpo più lungo della giornata è giuro stato che il praticherò, ferro 5. Praticherò il drive. Che ha fatto 162 era esattamente, sì, se non ricordo male. Near to the pin a 26 metri. Va bene, ci sta insomma. Stabile, da cui ha fatto un grande approccio e par. Ha fatto un par da una posizione. Partito bomba, poi... Ah, hai fatto un par, va bene, dai, un doppio bogey sul par del campo e due triple bogey. Due triple bogey, quindi più 8 totale. Che per il dai, tuo, mi sono difeso. Speravo meglio, ma va bene. No, così hai le potenzialità per fare molto meglio. Manca un po' il tee shot, quello effettivamente. Ci devo lavorare, dai. E per il resto, patti bene, l'avevi dichiarato. Okay. Effettivamente, gli ultimi tre pat, ma va bene. Benny, qualcuno ha guffato lì. Io non ho visto niente. Chissà perché. Vabbè, non lo so. Misteri. Vabbè, ti sei divertito? Molto, molto, molto bello. Venite a provarlo, ragazzi. Seguite questi due matti qui che fanno un grandissimo lavoro. E... Sono un grandissimo casino. Sì, no, un grandissimo casino. E che cosa ti porti via? A parte che noi ci stiamo portando via due palline tue. Ah sì, sì, bravo, esatto, adesso me le devono ridare. Se volete ve le firmo così. Ma comunque non si sa mai. Non si sa mai. Intanto abbiamo il tuo loghetto. Mi porto via un po' più di esperienza e una bella mattinata di golf come lo vivo io. Esattamente così, io il golf lo voglio vivere così, senza stress. Un po' romantico. Un po' romantico, ma al di Benny, romantico con noi, io te lo dico qua. I gusti sono gusti. Comunque, insomma, vabbè, piacciamo? Vabbè. Portiamocelo via. Vabbè. Ciao, ciao, raga. Ci mette qua sotto. Ciao.